fare un'analisi oggettiva, personalizziamo. Sì. È chiaro che a questo punto nessuna squadra, ovviamente anche la Renata, può essere al top, anche perché il mercato non è concluso. Certo. Evangelisti dice arriveranno i giocatori che servono, i nomi non ci interessano, però l'importante è mirare giusto e prendere giusto, perché è decisivo quest'ultima fase di certo, mercato. Certo. Però lei non crede che il giusto entusiasmo, il giusto dire di Bandecchi, quando è venuto a Terni a presentarsi, ha parlato di progetti importanti, non abbia coinciso con una campagna acquisti che magari il tifoso forse anche noi ci aspettava un po' più corposa. Vi posso dire una cosa? Anche se disse subito che non era importante il budget, ma le idee e i progetti. Bravissimo. Quindi un po' in sintonia con lei. Guardate, lui a me mi fa sempre una testa così. Quando lui ha aperto la sua università ci sono andati i manager più forti del mondo a parlare, erano tutte 2000 idee. Lui ha preso tutta gente normalissima. Oggi è la prima università in Italia telematica. Lui nel calcio crede veramente quello che ha detto, lui lo crede veramente, a me mi sprona ogni giorno. Voi non potete capire che pressione che mi mette, ma perché vedo nell'uomo che lui non è abituato a perdere. Lui crede molto nelle persone, lui crede molto nel lavoro, lui crede nel lavoro, è una persona che lavora 20 ore nella sua azienda. Però ecco, mister, anche per mettere lei nelle condizioni di agire. Io vi posso dire una cosa, noi dobbiamo creare le basi, non abbiamo le basi. Ma quanti giocatori sono rimasti della Ternana l'altro anno, che erano tutti fenomeni, che erano tutti i più forti del mondo, che stanno tutti in Serie A? Quanti ne sono rimasti? Ditemelo voi. Beh, ma qualcuno è stato riconfermato. Chi sono quelli riconfermati? Chi sono? Chi sono? I stranieri. Lascia perdere i stranieri. Lascia perdere Ledesma, lascia perdere Diakité, lascia perdere i giocatori che non sono di un progetto italiano. Non mi fate discorsi che sapete che la proprietà vuole un altro tipo di discorso. Noi dobbiamo creare giocatori nostri. I mercenari. Noi dobbiamo creare giocatori nostri. I mercenari non vanno bene a nessuna parte, non hanno mai vinto niente i mercenari. E non mi sembra che Terni negli ultimi 10 anni sia arrivata primo, secondo. Mi dite voi i piazzamenti vostri, ditemeli, negli ultimi 3 anni vorrei sapere. La preoccupazione è quella. La preoccupazione, sì, ma vi state già rompendo la testa. Già state pensando che questa squadra è inutile, non può fare questo campione di Serie B. Ma questo lo vedremo sabato. No, voi già siete partiti, già che ci avete ucciso. Lei se la mette così. No, io non me la metto così, ma lo sta dicendo adesso, perché lo devi riconfermare. Ma chi riconfermiamo? Io alzo la voce perché sto a casa mia. E mi sento a casa mia. Mi sento a casa mia, alzo la voce. Io alzo la voce, ma lei può fare quello che vuole. Io alzo la voce perché qui mi sento a casa mia. E io infatti alzo la voce. Non vi piace il tono? Non vi piace? A me il tono, e sentite, a me il tono, il mio tono è questo. Sì, lo so, io la capisco perché pure io parlo forte sempre. Ma io mica la sto offendendo. Parli, strilli più forte di me. Così no, per me non ci sono problemi. No, ma a me mi piace chi è che urla. No, tranquillo, è il mio modo di partecipare. Perché sono una persona sanguigna. Allora possiamo parlare. Scusate, sì, io volevo chiedere una domanda, anzi due. Una, se vuole prendere una posizione definita sulla vicenda Meccariello. No, non voglio parlare di Meccariello. Io Meccariello ho parlato da allenatore e da uomo. Da allenatore e da uomo, e non voglio andare oltre. Meccariello non mi interessa, è un giocatore che non fa parte più della Ternana, non me ne frega niente di quello che ha fatto Meccariello. Però non fate passare per le persone quello che non sono. Un'altra domanda, mister: a parte gli stranieri, no? Qualche giocatore della vecchia guardia italiano che avrebbe potuto fare comodo, ecco. Pettinari, come mai non è stato? Ci sono giocatori più forti di Pettinari. Ma in organico oppure? Che abbiamo preso, per me sono giocatori più forti di Pettinari. Io ho esaminato tutta la rosa della Ternana, non mi piacevano i giocatori. Pedriccione? Non mi piacevano i giocatori. Io ho scelto i migliori che ci sono nelle nostre possibilità e ho preso giocatori di prospettiva e ho preso giocatori che mi daranno l'anima dentro al campo. Io ho preso quei giocatori. Qualcun altro di prospettiva. Sono problemi della società. Io vado avanti per quelli, io alleno chi viene. Noi abbiamo parlato già, la società sa come intervenire. State tranquilli che noi ci vediamo tutti i giorni e parliamo, e la squadra non deve essere migliorata con i nomi, deve essere migliorata con le idee, col lavoro e con il sacrificio. Questo deve essere la mia squadra. A me non me ne frega niente del nome e del cognome. Io non sono, scusate il termine, Marco Giuliano. Se io ero Marco Giuliano, ho fatto
è un nome, ragazzi. Se qui era, c'era Marco e Giuliano, eravate tutti più belli, mi faceva le domande più altolocate, perché ho giocato con la Juve, ho giocato in nazionale, sono Sandro Pochesci, scusate, scusate se poco. Le posso dire una cosa, le faccio un piccolo esempio. Allora, dunque, se io e te vogliamo andare a affrontare la Juventus, magari saremo anche due ottimi esploratori, andiamo da soli dopo 200 metri che scala la piena raccola. Se qualcuno esperto di questa giungla ci aiuta, recuperiamo e la prossima volta la spieghiamo insieme. Ma quegli esperti che lei... La Serie B è come la giungla, ma quello che servono a volte giocatori esperti che diano una mano a giovani bravi della Ternana. Per me ci sono i giocatori esperti. Ci sono i giocatori esperti. Per me ci sono i giocatori esperti. Uno per esempio per categoria, per ruolo? Per ruolo? C'ho Valiant e Signorini, per me sono due grandissimi giocatori. Signorini la Serie B l'ha fatta tanti anni, poi ha avuto un incidente, ha avuto un percorso. Valiant mi sembra che per me è uno dei migliori giocatori. Defendi e Paolucci per me sono dei signori giocatori, sia come uomini, che hanno sposato subito questo progetto, subito, si sono messi a disposizione di giocatori che per il momento non sono dei nomi e forse non saranno all'altezza della Serie B che voi pensavate tutti, perché il presidente è sceso con l'elicottero, voi avete pensato che noi qui portavamo Ibrahimo, ci portavamo questo qui. Il presidente ha parlato molto chiaro, ma non c'entra niente. L'elicottero è un mezzo per arrivare prima. L'elicottero è un mezzo per arrivare prima, c'è chi va in macchina e chi va in elicottero. Questo è probabilmente, io credo, questa è la mia ipotesi, la metto sul tavolo della discussione con la massima umiltà, immagino che si sia creato forse un equivoco macroscopico, cioè un cortocircuito della comunicazione, nel senso che io credo che la maggior parte dei miei colleghi, credo, critichi non la squadra e il gruppo di lavoro, assolutamente, semmai le critiche sono rivolte alla proprietà per una campagna acquisti che viene ritenuta a oggi inadeguata, ma non alla squadra, cioè nessuno intende criticare l'allenatore della squadra, almeno io credo, mister. Guardi, io non sono in grado di proteggere la società e di difendere la società, perché sono delle persone, sia il presidente Ranucci che il padron Bandecchi, sono delle persone che hanno dimostrato di essere degli uomini, quindi io mi fido degli uomini, io mi fido di questi 10 giorni, io mi fido delle persone che mi hanno dato una grandissima fiducia e una grandissima chance, io me la gioco fino alla morte, io vi dico che noi non vi deluderemo. E quello che ha detto la società, quello che ha detto la proprietà su quello che vuole fare la Ternana, io ci credo ciecamente, e quando scendo in campo, io scendo in campo come Ternana e non me ne frega niente chi alleno e gli avversari e le piazze e i nomi e i cognomi e i soprannomi, a me non mi interessa niente, io ho il mio lavoro, vado avanti per il mio lavoro, credo ciecamente nel lavoro di questa squadra e sono convinto dentro di me che questa squadra ci toglierà delle grandi soddisfazioni. A me dà fastidio quando la gente fanno i fenomeni e non se lo possono permettere, non se lo possono permettere di fare i fenomeni, perché ne ho visti tanti di parlare, sono 19 anni che vedo parlare, poi quelle persone le rivedo sempre lì, devono andare a casa, quando uno si permette di dire delle cose, deve andare a casa, ho sbagliato, vado dal giornale, devo stare 2 anni in esilio perché ho sbagliato valutazione, come quando un allenatore sbaglia la formazione che viene esonerato, viene mandato a casa. Allora è troppo facile fare i belli a vedere in tribuna e criticare prima di una partita, umiliare degli articoli su dei ragazzi, non va bene. Non va bene, solo organico. Battute e battutine, non va bene. Perché mi sono segnato tutti quanti i signorini che hanno fatto a firma questi articoli, e quando sarà il giorno del giudizio ci divertiremo, o mi divertirò io o io starò a casa, ma io pago, vado a casa. Ma il signorino deve andare a casa, perché lo chiamerò io davanti a voi. Okay? Signorini preoccupa, mister, la botta? Quello sono preoccupato, purtroppo sì, perché il dottore mi ha detto che il 99% è una frattura. Una frattura? Sì. Un mese e mezzo, 2 mesi. Vabbè, se è composto o scomposto. Speriamo di no, perché si può mettere una placca, mi ha detto che speriamo poco. Adesso ci sono delle maschere che si può anche giocare. E anche perché poi è un ruolo che stiamo aspettando. Quindi sempre. Non è detto che debba andare sotto i ferri, insomma. No, si deve operare per forza. Solamente che si può giocare probabilmente anche con una. Un paio di settimane e poi dopo una maschera. Io penso sabato che deve giocare. Se non arriva nessuno, gioca il 2001, lo dico subito. Non me ne frega niente, gioca il ragazzino, perché almeno
ecco, almeno come, uno vero. Ecco, Canalicchio appunto, come l'ha visto oggi? Giocatore, 16 anni, giocatore che farà una grande carriera. 7 minuti, ma direi giocatore che farà, ma lo sapete che lui viene al campo senza che io lo convochi? Io tra l'altro gioco, altro San Fenomeno. Ma chi ti ha convocato? Mister, ma che andò a venire? No, ti do la medaglia d'oro, io non ti ho convocato, da adesso ti alleni sempre con me, vieni al campo. Ma questi sono i ragazzi che noi dobbiamo premiare, noi i finti mercenari che fanno i preti davanti a tutti, fanno i belli, quando io ho detto vai in sala stampa e di quello che mi hai detto a me da uomo. Sì, mister, ci vado, l'ho visto come ci è andato. Mister, è possibile che questa situazione di Signorini possa accelerare comunque? No, ragazzi, martedì deve venire per forza, noi ne dobbiamo prendere due, perché ragazzi non possiamo fare un campione di Serie B con 2001. Io il 2001 ve lo dico qui, sarà un giocatore che lo farò debuttare, perché è forte, non me ne frega niente l'età che c'ha, perché è proprio forte, c'ha proprio personalità, mi rimbarza che c'ha, per me c'ha 20 anni, non ce n'ha 16, quindi per me è un giocatore pronto con la testa, ma c'ha un'attenzione mostruosa. Ma poi dove stanno questi fenomeni? Ma dove stanno questi fenomeni? Fatemelo capire, io non li vedo tutti questi fenomeni, Serie A, Serie B, non li vedo. Io c'avevo tanti giocatori in prima categoria, molto più forti di tanti dei Serie B che ne ho visti e che qui osannavate. Vabbè, l'equivoco, mister, comunque chiamiamolo equivoco, no? Che non riguarda magari lei. Io lavoro con un materiale che ritengo all'altezza. Poi, apprezzo perché sono dei ragazzi, sono degli uomini prima di tutto, perché io ho scelto degli uomini che mi danno la vita, voglio la vita in mezzo al campo, io li insulto, li massacro, non c'è sta ancora uno che mi do. Ma sai quanti mi devono mandare a quel paese? Quelli sono uomini, perché io ho detto c'è un brutto carattere, io non so buono a perdere. Me ne frega niente, raga. Ma quelli sono quelli. Me ne frega niente, io non guardo né budget. Ragazzi, voi portate la maglietta. Io impazzivo se giocavo dentro a sto stadio. Se io potevo giocare a questo stadio con questa maglietta, impazzivo. Facevo i capriole. Mentre correvo, facevo i capriole. Sinistra, lo so, l'equivoco è questo, diciamo. Forse è un'errata interpretazione che un po' tutti i tifosi noi abbiamo fatto. Abbiamo detto, cambia, così dire, gestione societaria. Arriva Micusano, vediamo grande pubblicità sul Corriere dello Sport, investimenti a livello, che ne so, importante nella propria produzione, comunicazione, pubblicità su Rai in prima serata, si è detto forse passiamo da una gestione oculatissima, perfetta per carità, di Longarino dal punto di vista amministrativo, contabile, occhio ai bilanci, a un Micusano altrettanto perfetto da questo punto di vista, ma che magari investirà di più nella campagna acquisti, per magari far sognare di più tifosi con dei nomi intesi come giocatori di categoria. Giocatori forti, non parlare di nomi, giocatori forti, non parlare sempre di questi nomi, perché a noi ci stanno offrendo dei giocatori di Serie A che ce li pagano loro, dei giocatori di Serie A ce li pagano loro, che hanno i nomi, ma non sono funzionali per il nostro gioco. Allora io perché devo far contento la piazza due giorni che prendiamo tre giocatori di nome, quando poi io non ci credo. Io credo a chi ha voglia, a chi è uomo, a chi ha fame. Io credo a questa gente che viene dentro al campo, che è un soldato e che deve combattere. Quindi saranno queste le caratteristiche? Voglio questi, dall'inizio io ho parlato, voglio questi giocatori. La società non mi ha detto, poi io ho fatto dei nomi degli attaccanti, dico, stiamo crescendo tutti ragazzi. Però secondo me qualcuno importante lo prenderanno, già arriveranno un paio di difensori, credo, di categoria, che fanno al caso suo mister, al caso della squadra, e più qualcos'altro magari nell'ultima settimana di mercato. Questo sta lavorando il signor Annucci, il nostro presidente, e Luca Evangelisti. Loro sanno quello che devono fare, però io vi dico una cosa, io sono contento di questo gruppo che sto allenando. Poi dove potremmo arrivare? Io non so, come tanti di voi che danno già sentenze, io sono abituato che le sentenze le dà il campo, e il campo può parlare, il campo, solamente il campo, e quando parla il campo c'è uno che c'ha ragione e uno che c'ha torto. Se io c'ho torto, ragazzi, 5 giornate vado a casa, poi verranno, prenderanno giocatori meglio di me, prenderanno allenatore migliore di me, non mi interessa, fallisco io e pago io. Però io vi dico una cosa, io devo morire per sbagliare. Che io non sbaglio, non voglio sbagliare, non pensate che sono scemo, non pensate che questa è una squadra scarsa, non lo pensate. Mi arrabbio perché mi sottovalutate di ragazzi che stanno lavorando, che lavorano a 40 gradi, a 40 gradi. Una squadra scarsa, si dice, no. Una squadra che
necessita di qualche ritocco per essere un po' più competitiva. Nessuno ha detto parliamo dopo il 31 del mercato, fate lavorare la società, ragazzi, la società. Mister, comunque alla luce della partenza di Micariello e dell'infortunio purtroppo di Signorini, che tra l'altro secondo me stasera erano già previsti due difensori. Però è un problema perché Signorini forse è quello che ovviamente interpreta meglio il suo modo di difendere. Ma no? Apposta, io vi dico, ragazzi, voi avete visto la prima partita di Coppa Italia, no? Abbiamo giocato con una squadra di Serie C. Avete visto qualche amichevole, oggi avete visto una squadra che fa un campionato di un altro paese e fa in un campionato di un altro paese una categoria superiore alla nostra, giusto? Avete notato qualche miglioramento voi? Rispondo, adesso faccio io la domanda a voi. Avete notato qualche miglioramento? Sì. Secondo me nel secondo tempo. Ma lo sapete perché c'è stato un miglioramento? Perché stiamo lavorando, dateci tempo, fateci lavorare. Sì, le domani leggerà anche questa cosa. Fateci lavorare. Senza fare nomi, oltre a due difensori. Se giocavamo con Trapani così come stasera, Io gli voglio dire una cosa. Il Trapani la settimana dopo è andato a giocare a Torino e ha preso 7 gol, no? Sì. Non si sono allenati, perché noi ci siamo allenati, abbiamo lavorato sodo. Perché a noi non ci è piaciuto che siamo usciti al primo turno con una squadra di Lega Pro, però in quel momento eravamo quelli. E io vi dico una cosa, io ai ragazzi miei gli ho detto: sono contento della prestazione, non del risultato, sono contento della prestazione per il momento e per la rosa che avevo. I ragazzi hanno dato di più di quello che avevano, però è normale che voi dovete giudicare il risultato come i tifosi devono giudicare il risultato. Io sono d'accordo. Però guardate che noi miglioreremo e dobbiamo prendere quello che la società sa e che noi tutti sappiamo che stiamo dentro. Però questa rosa va elogiata perché già è migliorata e la miglioreremo ancora. Perché non so se qualcuno ha il coraggio di mettere un 98 difensore centrale e un 2000 in porta. Ci vuole anche il coraggio nelle scelte. Ecco, la nostra società ha coraggio e programma. A me io vi ho detto non mi interessa. Se non prendiamo nessuno perché non arriva nessuno, il 2001 Domenica è titolare perché giocherà lui. Andiamo avanti. Sono sicuro che non mi delude, ragazzi. Sono sicuro al 100%. Poi è normale, se voi mi dite chi voleva far giocare Signorini, è normale che Signorini era un giocatore importante. Però pazienza, nulla accade per caso nella vita. Nulla accade per caso. Cioè? Se succedono delle cose è perché c'è sempre un disegno. Nulla accade per caso, ricordatelo questo. A parte i due difensori, se non le chiedo nomi, quali altri rinforzi vuole, se ne vuole, a parte i due difensori? A me mi piace attaccare. Quindi un attaccante? A me mi piace attaccare. Io voglio gente che sa segnare, voglio gente che va all'attacco. Io feci una battuta, giochiamo col 3-7 e tutti quanti vi siete messi a ridere. Adesso giocheremo col 3-1-6, metteremo uno davanti alla difesa. Adesso facciamo il 3-1-6. Perché abbiamo capito che prendiamo troppe ripartenze e lo metteremo lì a fare la guardia ai 6 che attaccano. Perché ho visto una cosa, che le squadre di Serie B attaccano in 2, in 3, però hanno i nomi. Hanno quelli che pagano 3 milioni di euro, che sono passati anche qui per la Ternana. Parecchi di questi giocatori sono passati alla Ternana, che oggi vogliono tutti. Ok? Quindi speriamo che noi uno da 3 milioni di euro ce lo costruiamo dentro casa. Perché per me ci sono i giocatori, bisogna solamente scoprirli e bisogna avere pazienza. Io vi dico a voi, avete un po' di pazienza, che c'è la società che mette soldi, voi mettete la passione, avete l'amore per questa città, siete tutti ternani, dentro al sangue le scuole rosse e verde, ma non pensate che il presidente o il padrone dice delle cose perché si vogliono nascondere o perché magari si vogliono proteggere o dicono cazzate, non dicono cazzate, sono fermamente convinti del lavoro. E dateci tempo, io voglio solamente che ci date tempo del lavoro. Poi, per carità, nella vita c'è chi vince e c'è chi perde. Però sappiate una cosa, la proprietà è una proprietà vincente, che vuole vincere, non vuole illudere nessuno. E se hanno fatto uno sbaglio di comunicazione, se qualcuno ha pensato questo qui, e non sono io che lo giudico questo, ma da quello che ho sentito da voi, non l'hanno fatto in malafede. Che sono delle persone lavoratori, sono delle persone oneste, che è una cosa importante, oneste, che si preoccupano di come va la squadra,
si preoccupano come vanno i ragazzi, sono partecipi, aiutano le famiglie. Noi siamo una famiglia, vogliamo diventare una famiglia, ma però in questa famiglia fate parte anche voi, come fanno parte i tifosi, che ringrazierò sempre, qualsiasi sia il loro giudizio a fine gara, viene rispettato, perché solo uno che paga un euro per venire a vedere la mia squadra deve essere solo ringraziato, poi il tifoso può dire tutto, mi dà fastidio la cattiveria gratuita. Parla pure troppo, raga. Grazie a tutti, arrivederci. Sì, arrivederci.